E buonasera a tutti. Quest'oggi stranamente siamo addirittura puntuali. Vabbè che non succedevano dal 15-18. Buonasera Mark, buonasera. Scusa per la mia assenza nelle ultime live, non ti preoccupare. Lo sai, se potete a me fa piacere. Se no, non sentitevi in obbligo. In fin dei conti siamo qui per intrattenere e la vita, quella reale si intende, ha sempre la priorità. Dove fammi un riassuntazzo? Te lo faccio ben volentieri, guarda. Anche perché sono successe un bel po' di cose negli ultimi episodi e mi sa che ti sei perso roba, robissima proprio. Allora, tu, se non ricordo male, no, ti sei perso le ultime due live. Per cui tu sai che dovevamo scegliere il piano per riconquistare Glenbrook, probabilmente. Si è arrivato a quel punto dove avevamo la tripla scelta, mi pare. O forse addirittura sei prima. Forse addirittura tu eri ancora fermo a quando abbiamo finito il contenzioso con il villaggio rosiliano, che abbiamo parlato direttamente con lo Ierofante di Sabulos, portandolo dalla nostra parte. Dico bene? Ok, allora tu eri arrivato al punto in cui ci eravamo alleati con Sabulos e a quel punto Sabulos ci ha dato la sua arma segreta, un cristallo. Intanto passiamo qua perché qui ci sono cosissime. Con questo cristallo noi avevamo tre opzioni sostanzialmente. Potevamo distruggere il ponte che collegava la capitale al castello di Whiteholm in modo da segregare le forze dentro il castello e assediarlo. Questo avrebbe risolto il problema delle vittime civili, però chiaramente era un rischio perché dovevamo assediare il castello. Seconda opzione, potevamo infiltrarci utilizzando i passaggi segreti conosciuti da Roland e assaltare di sorpresa il castello. Questa seconda opzione ci permetteva di usare il cristallo per distruggere la nave più grossa della flotta di Iceclast, una corazzata, ecco, non mi veniva il termine. E in terza opzione potevamo utilizzare il cristallo per far saltare la diga del lago nella contea dei Tellior di Messer Coniglione, inondare l'intera capitale, quindi prenderla facile però facendo dei danni incalcolabili al popolo. Noi abbiamo scelto di infiltrarci quatti quatti, zitti zitti, però è successa una cosa, abbiamo fallito miseramente a convincere la gente e quindi alla fine della votazione quello che si è fatto è stato distruggere la diga e allagare l'intera capitale. Il che ci ha consentito di ottenere una vittoria piuttosto semplice in effetti, perché è stato sufficiente a tutti gli effetti conquistare la diga, farla saltare e Glenbrook è caduta sostanzialmente, perché l'attacco che hanno subito non ha lasciato granché. Avlora è stata a quanto pare portata via, esatto, è la fine, è stata portata via dall'acqua. I due fratelli, Taras e la sorella che non mi ricordo mai come si chiama, li abbiamo polpettizzati a dovere sul ponte. Insomma, Cordelia è viva, siamo riusciti a salvarla e grande giubilo, Roland è tornato sul trono di Glenbrook. Fin qui tutto bene, tutto interessante, tutto figo, tutto carino, tutto bello. Sabulos ci ha dato una grossissima mano, ma c'è un ma. Al momento, siamo meglio, la volta scorsa siamo stati messi di fronte a un'altra scelta, una scelta tra le più interessanti, perché ci è giunta voce che nostro padre si è risvegliato e tra le altre cose sappiamo
che Sir Patariot, ovvero quel gran simpaticone dei monarchici, probabilmente è invischiato in una storia con cui ruba le azioni che sono state inviate da Sabulos per la popolazione. E in ultimo sembra che il villaggio dei Rosiliani sia ancora nei guai, perché alcuni briganti, gli stessi che abbiamo incontrato all'inizio del gioco, stanno imperversando in quella zona. Quindi avevamo tre opzioni. Benedict si è offerto di tornare al capezzale di nostro padre per vegliarlo e per vedere come sta e per informarlo intanto di quello che è successo, chiaramente. Roland si è offerto. Non è mai finita, esatto, non è mai finita la sfiga. Roland intanto si offre di indagare su Sir Patriot e sui monarchici nella capitale. Lady Frederica si offre volontaria per cercare di indagare su questi briganti e cercare di sgominarli prendendo il controllo di delle forze armate. E a noi viene data la scelta: dove andiamo? Con chi ci schieriamo? Andiamo con con Sir Benedict, andiamo con Roland, quindi seguiamo, torniamo da nostro padre, andiamo ad aiutare il nostro migliore amico o la nostra futura sposa. E qui alla fine abbiamo scelto di fare una scelta un po' egoistica, ed è stato un plebiscito qui, perché siamo riusciti a convincere praticamente tutti, a parte tre, perché per la prima volta c'è stata una variazione, ovvero tre personaggi, Frederica, Benedict e Roland, non potevano essere convinti. Questo ci è stato proprio detto fin da subito, ma noi abbiamo scelto di tornare dal nostro padre. E ora siamo a un ricevimento che è stato ottenuto a Villa Wolfert per festeggiare la vittoria, la riconquista del regno, bla 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 bla, eccetera eccetera eccetera. Sono successe un sacco di cose. Questo perché ormai siamo molto forti, abbiamo un nuovo elemento all'interno del nostro esercito, abbiamo Lord Flanagan, lo stesso con cui abbiamo combattuto durante la giosta all'inizio della nostra avventura, lo scudo insanguinato veniva chiamato, ed è abbastanza una bestia, quindi l'abbiamo già potenziato a dovere, gli abbiamo già portato l'arma al 3, ed è un bagordo ciccione su un falco volante, quindi abbiamo un'altra unità che svulazza, è debole agli arcieri, ma che dovrebbe tankare la Madonna per essere proprio delicati. Molti dei nostri hanno raggiunto il massimo. Lei è diventata una spia veterana. E chi altro avevamo potenziato? Uno? Ero convinto che avessimo potenziato Frederica, che non c'è, perché la fortuna è, lo sapete. E anche Roland avevamo potenziato parecchio, ma va bene. Anna, best waifu, è sempre nei nostri cuori ed è la prima che abbiamo portato in avanti. Adesso tira di quelle bordate che ce le ricordiamo. Qui, la volta scorsa, abbiamo parlato un po' con tutti, esaurendo, io credo, un po' la situazione. Anche perché non c'è un granché, secondo me, qui da scoprire, se non che il nostro amico Sir Patariot è scappato perché ha subodorato che Roland stava indagando sulle sue malefatte. E io direi che, siccome la volta scorsa abbiamo finito tutti i dialoghi, se poi ti vorrai recuperare tutte le live, ci sono tutte, dovrebbero essere quasi tutte anche su YouTube. Io chiaramente ti ho fatto la versione Bignami. Sappi che ci sono grossi, anzi, come per citare un videogioco moderno, ci sono gatti amari in arrivo da Iceglast, perché abbiamo ucciso i due fratelli del generale, adesso mi sfugge il nome, Svarog e l'altro, no, che non me lo ricordo, e stanno ultimando i preparativi per il titano. Ma, e questa è una cosa molto interessante che è successa di recente, Svarog invece si è ribellato. Vuoi perché secondo me ha subodorato il fatto che
suo figlio è stato ucciso dagli Aeslastiani e non dagli altri. Vuoi perché, insomma, gli girano un attimino e quindi ha detto ha disubbidito un ordine del generale e ha deciso di fare di testa sua. Non so che cosa abbia in mente esattamente, so soltanto che non è d'accordo con il difendere Aesglast in questo momento. Vedremo. Sappiamo che stanno preparando un attacco a Sabulos, ma direi che non serve parlare ancora. Più o meno l'ho assunto, te l'ho fatto, e ora aspettiamo l'arrivo di mio padre. Vediamo come prosegue, anche perché appunto il nostro padre non lo vediamo da un bel po' di tempo. Simone è qui. Bello il giapponese. Pure un pezzo. Era da molto che non metteva il naso fuori dal castello, ma sembra in gran forma. Ehi. Ti orgoglio, padre. Posso farcela da solo. Mi sento magnificamente. Stasera mi aspetto di sentire il racconto di tutte le tue prodezze, intesi? E ci pelea perché abbiamo allagato la capitale. Certamente, e con tutti i dettagli. Grazie per aver voluto presenziare al banchetto in onore della vittoria dei Wolford. Mio figlio e i miei sudditi sono riusciti nella difficile impresa di riconquistare Glenbrook. Vedere quanta strada il mio erede abbia fatto in così poco tempo mi dona un gran sollievo. Non sono mai stato felice come questa sera. Concedetemi solo una richiesta, ovvero di cantare anche voi con me le lodi del mio valoroso, splendido figlio. Aspetta che arriviamo alla parte in cui abbiamo allagato la capitale. Andiamone dopo. Anna, cosa? E ti pareva? Padre! Un sicario! Ok, questa non me l'aspettavo neanche, devo essere sincero. Ah, così. Livello 24? A che livello siamo noi? Giusto così per... Ok, 24, 23, 23, 23... Dai, 22, 22, dai, onesto. Non siamo messi troppo male, facciamo una visitina all'accampamento. Quanto mi aspettavo un altro di TQ. E purtroppo in questo gioco è abbastanza una costante. Sento un live motive in tutto ciò. Allora, vediamo un po'. Archibald, hai qualcosa di interessante da scambiare? Sì, magari, però. Tre medaglie al merito. Esaurito. E possiedo tre. Ah, giusto, perché. Ecco, questo tra l'altro ci dice una cosa interessante. Perché l'unico che ha ancora la classe iniziale è lui. E deve raggiungere il livello 10 per avanzare di classe, però noi abbiamo ancora 3 medaglie. Quindi significa che ci sono almeno altri 2 personaggi con una classe iniziale che o ci siamo persi da qualche parte o non abbiamo ancora scoperto. Questo è interessante. Ho pensato adesso, in effetti, li ho presi la volta scorsa, ma mi sono reso conto che avevamo praticamente potenziato tutti. Ok, miglioramento disponibile, non so se ti schiererò mai a te. Lui mi piacerebbe potenziarlo, ma ci serve il cuore di leone che non possiamo ancora comprare. Peccato. Perché se vedete gli altri, bene o male, li abbiamo tutti potenziati al 3. Renoa, Argila, Anna, Huguet, Archibald, il nuovo Flanagan. Però a giudicare da come vanno le cose, questo giro dobbiamo schierare un po' tutti, quindi
tempo. Vediamo, vediamo come va. Siamo un pelino sottolivellati, ma proprio un ciccinin. Vada mia, fatti forza. Simon Wolford non morirà certo per un'inezia simile. È la Madonna. Non è bastato. Puoi averne ancora. Non un'altra mossa. Ah, minchia che botta. Grazie mille. Mandiamo i discorsi. Ci sono altre secare. Ma le guardie? Tutto per tanto per dire. Ce ne abbiamo tra lì dietro che stanno facendo il palo. Aiutaci mille per favore, certamente. Certo. Ah, Sir Patriot. È un'occasione da non lasciarci sfuggire. Spazzeremo via la famiglia dei Wolford in un sol colpo. Ah, e ti pareva che non dovevamo avere le nostre stesse guardie contro? Ma cosa state facendo? Tu, miserabile traditore, in guardia! Milo entra nel gruppo. Vabbè. Milo è un po' la nostra banderuola preferita, caratteristiche di Milo in battaglia. Ma l'abbiamo già usata, vabbè. Usa l'abilità di danzatrice per colpire i nemici. Faccia di infliggere varie alterazioni di stato, può oltrepassare i nemici scivolando tra loro, ma non fa un cacchio di danni. È vero che ha gli alterazioni di status, ma non è esattamente il personaggio più OP della storia, ecco. Ok, posizioniamo l'unità. Ah, un momento. Allora, niente l'esercito avversario, non dobbiamo far morire Simon. Ok. Allora, vediamo un po'. Io direi mettiamo davanti le mucche. E non mettiamo il guaritore, per l'amore del cielo. Mettiamo davanti Anna Best Waifu, che agirà per prima. Intanto vediamo un po' chi possiamo schierare. Vediamo lui. Puttana miseria. Ecco, così mi piace già molto di più. Così abbiamo il nostro piccione su falco. Anzi, armato su falco, pardon. Poi vediamo un po' chi si deve muovere agli arcieri. Tu invece devi stare al centro della formazione, perché rappresenti la nostra potenza guaritrice. Vabbè, tu non sarai molto utile da un punto di vista prettamente della pioggia e del quello che vogliamo. Ok, loro due sono posizionati per forza così. C'è anche la parte superiore della mappa, sì. Quindi significa che noi possiamo salire qui sopra e massacrarli. Va bene, va bene, va bene. Go! Go, 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 go! La votazione. Io che pensavo che fosse una parte narrativa, quella di oggi invece. Altro, vuoi far notare che Lord Simon è tipo grande due volte sereno. L'influenza dei Wolford ci porterà solo fastidio. Sterminateli tutti. Adesso mostra il tuo vero volto, Patriot. Affinché aver fiato in corpo puoi star certo che ti prenderà. Non ho potuto permettere che le cose prendessero questa piega. Devo proteggere Lord Simon e il signorino a tutti i costi. Attaccate Patriot e le sue truppe. Difendete mio padre. Molto, molto, molto bene. Allora, se io vado per via qui, posso fare un bellissimo... E gli faccio meno male, ma lo avveleno. Poi gli faccio male e poi gli facciamo una pugnalata narcotica. Io direi che gli facciamo il lancio benefico. Gli facciamo poco danno, vero?
Te la voglio avvelenarlo. Va bene, vediamo se funziona la pugnalata narcotica. La fortuna è come sempre dalla nostra parte. Ok, questo è un problema che non mi aspettavo di ritrovare. Riduce la forza e la magia di un nemico, infligge danni magici nel mentre un nemico e ha una probabilità di infliggere veleno. Direi che è esattamente quello che vogliamo. Indebolirli e avvelenarli. Ok, you get it. Muovere già una posizione di me. Non farebbe molto danno, ma io posso fare faccio ottenere, no, facciamo danno 84. Direi che mi sento abbastanza fiducioso di colpire. Non gli facciamo veramente niente. Wolford, il vostro casato è una spina nel fianco per tutta Glenbrook. Ah, è un ace. Porca troia! Salute! 160 danni! Noi facciamo 20, 30, lui 160, eh sì, mi sembra giusto. Ma quanti sono? Però posso andare in effetti qui. Mi va bene difendere. Faccio veramente danni. Ma li curo, solamente poco danno gli faccio. Bene. Ok, ho come il presentimento che saremo costretti a livellare di più. Perché di questo passo ci mettiamo 20 anni a uccidere neanche soltanto uno di loro. Loro ci arriveranno addosso tutti nell'arco di massimo 2 turni. Ti ha messo malissimo, tra l'altro, lui. E ha pochissima vita. Non me ne ero accorto che fosse così indebolito. Però secondo me li sventa. E in effetti fa il triplo del danno che facciamo noi. Bene, 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 un cazzo. E dai, con lei facciamo discretamente. E ce lo seccano così, Serenoa. Serenoa, fatti da parte, osserva bene. Ti mostrerò come combatte il patriarca del casato di Wolford. Nada. Mi sa che questa non ce la facciamo a portarla a casa. Sono veramente corazzatissimi loro, non gli facciamo nulla. E se, francamente non mi aspettavo fossero così tanto qua.
Non può essere patriota, quanto male facciamo? In realtà un bel po'. Ah no, che non è... Ma perché ha attaccato quello sbagliato? Che volevo lui. Perché ha preso quello sbagliato, giustamente. Ok, paralisi funzionato, adesso lei tira una bordata fotonica. In realtà ha fatto meno male del previsto. E lui è bello corazzato e la cosa mi piace. Tutti fanno veleno, che dito in culo che sta missione. Ah. Vabbè, ce l'hanno shottato e adoro. Fatti da parte, allora è un ordine. Non è ancora finito di servire, se no. E la nostra frontline è stata polverizzata. Non possiamo incassare se non 2 o 3 attacchi al massimo. Imbarazzante quanto poco danno gli facciamo. Madonna, li hanno affondati. Ok, dobbiamo veramente potenziarci molto, ma molto di più di così. Vado qua. Abbiamo preso le fiamme incantate. Ugoi. C'è sempre una leggera disparità nei danni, sì. E c'è anche da dire che abbiamo solo un'unità a livello raccomandato, tutte le altre sono più basse. Però nelle altre missioni non era comunque, cioè è vero c'è la differenza, ma non era così soverchiante. Qui letteralmente ci hanno bisciottato tutti quanti. E anche il tank ci hanno proprio... è proprio demolito, ma senza pietà, cioè non, senza neanche passare dal via. Infatti ci sono rimasto male perché, cioè... 150 danni con un colpo... E più che altro noi non facciamo nulla, e quella è la cosa... maledetta per noi, che noi non facciamo niente. E che ha messo... Qualcuno aveva preso una botta non indifferente, forse lei... E andrebbe curata, però ci arrivo qua... No, un quadretto. Storia della mia vita. Vabbè, posso fare area curativa. E tiriamo su. Il mio critico non è neanche paragonabile al suo attacco base. E almeno uno lo riuscirà ad addormentare. Ma figurati. Facciamo così. Almeno quello. Il mio problema è che adesso Simon da solo lì fa la fine del topo con quella mamma, con tutto, con un esercito che lo mena.
Allora, tu puoi andare qua. Aspetta, lui è paralizzato. Non ha neanche un granché senso. Mo così. Che finché è paralizzato fa tutto. Questo di Madonna. Non è ancora finita. Non posso capitolare adesso. Ma mi meraviglia che tu sia ancora in piedi. È durato più di tuo figlio e del tank messi insieme. Beh, ragazzi. Ragazzi, gli hanno tirato. Io l'ho anche curato. Cioè, se non lo curavo, durava un turno. Che missione maledetta. No, no, torna alla mappa. Tentare la battaglia non ha senso così. O meglio, magari sì, cambio strategia, però porca miseria, no, fa troppo danno. Ma troppo, troppo, troppissimo. E non mi aspettavo una discrepanza. Soprattutto non mi aspettavo un salto di difficoltà così marcato, devo essere sincero. Va bene, ci facciamo una battaglia immaginaria, dobbiamo salire di livello. Questo è chiaramente un suggerimento. Le abbiamo fatte tutte in realtà. Una carina da fare. Questa che almeno combattiamo nemici di livello alto. È stata un po' la vittoria di Pio la volta scorsa, perché abbiamo perso un sacco di unità. Anche perché mi sono dimenticato, non avevo notato che qui tutti i nemici ti possono buttare giù. Ed è veramente un dito dove non batte il sole, veramente una roba impressionante. Allora, per favore, vediamo le unità che voglio potenziare. Quindi lui 10. Giusto, ma qui abbiamo usato Frederica. No? E adesso non abbiamo. Vabbè, lei dobbiamo schierarla comunque, quindi facciamo buon viso cattivo gioco. Vediamo solo le cose un po' meglio. Allora mi va bene. Dov'è Anna? Anna io la metterei qua davanti. Ehi, non c'è nessuno qui, ma lì o ci mettiamo subito qualcuno. Noa, tipo, sì, dai, Noa, così subito palla al centro. E perdiamo un gran bel po' di danni. Federica, purtroppo, non so come andrà a finire, lo scopriremo molto presto. Battaglia di accerchiamento. È vero, guardate, noi abbiamo fatto il contrario. Noi eravamo al centro e dovevamo evitare che gli altri salissero. Questa è molto più difficile perché loro continueranno a buttarci giù. Io faccio così. Occultamento. Così ci piazziamo su un fianco. E aspettiamo il momento opportuno. Allora, la nostra danzatrice, anche se si deve prendere le botte, va qui e avvelena subito questo qua, perché i lancieri sono quelli problematici qua. Esatto. Speravo non succedesse questo. Finta. Ma mi hai mancato, quanto dispiacere. Ok, con Ghila io direi che andiamo qua e facciamo freccia blocca ombra, così lo blocchiamo e lo lasciamo lì a friggere. Ci siamo già tolti un problema. Molto molto bene.
Ok, questo sta iniziando molto meglio. Anche perché qui facciamo danno. Aia. Speriamo non toccasse a te. Beh, poi gli facciamo parecchio male, ma proprio tanto tanto. Date così che stai, che progettiamo una live di grinding. Purtroppo. Beh, io credo che al massimo facciamo due combattimenti esterni, non di più. E perché anche volendo io non voglio andare oltre. Mi sembra già buono così. Eccoli che cominciano a buttare. Ah no, sono quelli con gli scudi che ti buttano lì. Allora andiamo qua intanto. Odio, spallata. E uccidiamo un maghetto di me. Andiamo a fare l'invocazione del fulmine su lui, sì. Oh, l'abbiamo anche paralizzato. Molto, molto, molto bene. Sicuro, se intanto non... Non gli dai il turno. Ecco, colpo di scudo e ce lo buttano giù. Che palle, stabilità. Dovevano davvero dargliela. Era davvero necessario. Ecco, dove facciamo più male? Ah. No, qui sopra. E perché adesso sono andato bello all'in. Ok, adesso posso andare qua. E provare a dare una sistemata. All'altro magonzo. Vabbè, lei ci fa da pungible praticamente. Ha assolto il suo dovere. Fiona? Sì. Mi dispiace se è impedito. Però se io non ricordo male, tu puoi fare... No, è troppo alto il dislivello. Fai sul serio? Fineggiamo il turno. Ma tu se puoi fare un'altra area curativa, sì. Ci farebbe tanto comodo. A questo punto tu ti metti al riparo. Non lui resiste benissimo. Gigante. Può anche fare la figa di fare. Che palle. No. Tanto l'altro. Ah, l'altro no, così non c'è. Quello è paralizzato però.
Diciamo così, lei si avvicina di qua. E non ci arriva per un quadrato. Fine turno. Mannaggia tutti quanti voi. Alisi. Così. E full life. E però si è addormentato, quindi. E invece così. Andiamo lui. Possiamo uccidere lui. Ah, uccidiamo lui, così ci vediamo. Magari ci fate un livellino lei. Esatto. Ci andiamo a mettere. Ma non c'è un posto dove non ci possono buttare giù, vero? Meno li siamo vicini al rientrare. Turbine. Nell'invocazione del fulmine. Tanto il prossimo turno non potremmo castare, quindi. Tanto vale che ci spostiamo indietro. E lasciamo spazio alla nostra arciera. Ok. Dove posso fare più male? Dove posso atterrare? Ah, quasi quasi. Buonasera. Abbiamo appena preso un sacco di mazzate. Il gioco ci ha fatto capire che c'è uno spike di difficoltà in maniera piuttosto evidente. Dai, va bene, dovranno buttarcela giù. Brutto figlio di... Ah, che palle, è riuscito a passare lui. Quello che non volevo succedesse. Oh, senti, curati al diavolo. Per cui stiamo allegramente grindando in modo da... Facciamo così. Vediamo di levarci dalle balle. Meglio, dato che è sufficiente andare qui. Per targare il doppio attacco, o meglio almeno credo. No, perché con gli arcieri non funziona. Perché loro quando crittano tirano queste bordate fotoniche? Io non potrò mai fare. E non è giusto. Allora facciamo le cose per bene, anche se questo mi rallenta tantissimi piani. Ho sbagliato perché forse se facevo la faccia penetrante lo uccidevo. Senti, uccidiamolo così, che è il massimo del disonore. No, sono proprio il peggio del peggio dei cagamento di cazzo che potete immaginare. E non ci arriva neanche. Allora, sai che ti dico, facciamo occultamento.
E aspettiamo la fine. Però tu vai qua soltanto per evitare che... Ti vai lì per evitare che vengano a rompere le palle. La nave a spostarsi. Adesso non posso passare neanche io. Perfetto. Mostorzo! Molto bellissimo, perché l'attacco aereo costa solo uno. E poi ci spostiamo qua. Così riduciamo drasticamente il numero di nemici che ci può attaccare. Oh, perfetto. Devo girarsi dall'altra parte. Ah, però ti posso colpire, ti faccio anche un male infinito e te lo meriti tutto, brutto sacco di me. Sì, stai lì. Come fa davvero un re di col main pass? Io mi vergogno, è un'eracea. Porca merda, che sbella. Tanto adesso abbiamo il vantaggio. Siamo occultati. Possiamo anche allontanare il sicuro. Allora direi che ci mettiamo qui. Facciamo area curativa. Senza neanche farlo apposta. E dai, anche tu casti una bella cura. E ti sposti di fianco. Ma può spingere anche da due quadretti di distanza se sta. Ok. Però finalmente la fica di freccia ha un senso. La seconda volta che la uso, stabilità. Eppure bella. Intanto shottiamo lui che veramente ci ha rotto le palle in maniera indecorosa. Ho deciso che vuoi morire. Eccetto uno. Fate sul serio. Non sul serio. Fanno dannatamente sul serio. Non posso atterrare. E che vita grama, però. E senti, se vado fin qui, a farlo qui. Via. Cavallo!
Esplodi. Ma guarda, io sto qui perché intanto mi butterà giù, quindi... no? No, vieni qua. E poi andiamo di via subito dalla cena, così ci vediamo uno di quelli grossi a fare danni. Sei stato curato molto 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 male. Guaritori, non si fa così male il vostro lavoro. Botta. Bene. Curiamo Naru prima che ce lo detonino. Ma che brilli. Un po' tu hai imparato. Ah, ok, ok, ok. Ho capito una cosa. Non hai punti magnifici. Allora ce la rischiamo. Direi ce la rischiamo. 112 danni ce li portiamo a casa ben volentieri. E lì solo la cera ce l'arriva. Quando è possiamo... Non possiamo... E anche tu. Vediamo un po' tu riesci ad andare al sicuro. Qui direi che tu vai al sicuro. Ecco, un problema. Mentre la propria forza costa... No, ho sbagliato. Più sbagliami. Ospia. Bene. Sono stupido anche. Vabbè, c'è andata comunque bene perché lui stoppa. Certo, sai, questo per tirargli una pozione velenosa potrebbe essere un po'... No, ho sbagliato. Benefico. Cosa posso fare? Così lui muoia. Ci leviamo dalle balle della cera. Molto bene, livello aumentato. Non arriviamo a fare molto alto. Aspetti, fare un'area curativa. Vabbè, lui non ci arriva. Ragazzi, si fa quello che si può. Fa quel che si può con quel che sia. Probabilmente il più esposto è lui, quindi questa. Però poi ti sposti verso l'alto. E ti ha fin lì a te. Complimenti. Tenkuu no chikara o.
No, facciamo così. Siamo qui per fare farming. Facciamolo bene. Coniglio. Uno. E vale la pena. Ok, sto facendo. Qui è piuttosto straightforward quello che succederà. Anche perché mi spiace, ma sarà piuttosto telefonato. Vediamo se usciamo da dove annunciarlo. No. Vabbè dai, ci abbiamo provato. Dovrebbe morire per veleno a questo punto. Fa spirito molto bene. Proviamo a colpirlo. No. È che siamo sempre molto fortunati. E immagino che tu da qui hai senza problemi. Oh, ci balto. Ok, lui è l'unico vivo? E qua possiamo curare un po' di gente. Ma sì, in fondo perché no? Tanto alla fine serve soltanto a fare spiaggia. E veleno. Si è portato a casa la vittoria. 29 punti, no, è molto bene. Pietra di qualità, legno di qualità, legno di qualità. Però quei 29 punti ci consentono di fare una cosa molto importante e non da sottovalutare. È che con quei 29 punti noi possiamo andarci a comprare il ruggito del leone, quello che cacchio era, dal nostro amico Arcibaldo. Sbaglio? Cuore di leone. E grazie a questo possiamo portare il nostro amico Eador, quindi possiamo portare la sua arma al livello 3. E direi che questa è una grossa vittoria. Scudo del guardiano, cuore di leone. Poi ci serve il ferro eccellente e la pietra eccellente per miseria. Vabbè dai, giusto per completezza. Avevo comprato una lettera per lui. Loro invece hanno... Ah, gli manca... Ah, ma perché lui è ancora l'uno, non l'ho mai neanche potenziato. E ditelo, dai, ma non penso che comunque lo faremo. Ok, direi che sono molto soddisfatto di questo. Perché adesso tutti loro hanno l'arma migliorata. Vediamo un po'. 5, 24, 24, 24, 24, 24, 23, 23, 23, lei è 22, ma perché l'abbiamo utilizzata letteralmente come muletto? Poi onestamente devo essere sincero, non è che mi piaccia moltissimo come classe, è vero che
probabilmente non la so usare io. Ah, giusto, non abbiamo visto una cosa. Adesso lei ce l'abbiamo in squadra, prima no. Ha una classe base, lei ha una classe avanzata. E ha già una classe. È abbastanza prevedibile, però può essere potenziata come maestra della danza. Vediamo cosa fanno, se me lo dice, si sblocca a livello 25. Ah, in tetta. Osteria. Direi che non ci siamo. Aumenta i danni inflitti quando si è in occultamento. Siete potenziata. Lei non sa, malissimo. Vabbè, però io direi che a questo punto salviamo. E facciamo così. Per non annoiarvi, io proverei di nuovo ad a fare la battaglia. Cambiamo un po' strategia. Ora sappiamo cosa ci attende. Sappiamo che sono veramente grossi, quindi non dobbiamo... non dobbiamo avanzare. Dobbiamo retrocedere ed e lentamente erodere le loro linee. Quindi, alla luce di questo, dobbiamo asserragliarci in basso a sinistra, secondo me, e tenere in vita il nostro amico. Quindi, sicuramente tu non devi finire qua. Sicuramente tu devi andare qui. L'altro nostro amico Tank, che adesso è più grosso, può finire qua. Dopodiché, siccome loro ci assalteranno subito dal fianco, io voglio mettere Anna subito qua, in modo che ci andiamo a piazzare qua e ci andiamo in occultamento e fa e lavora i fianchi, così li attacca subito alle spalle sti stronzetti che arrivano da. Mentre loro si attestano. E poi abbiamo perso Roland. È un grosso peccato. E Troghila deve stare al centro dello schieramento. No, io metterei Anna davanti. Prima. Ci serve un tank dietro per me per tenere la posizione. Loro sono la nostra difesa. Siamo qua per fare fronte destro. Lei sta al centro. Loro due fanno il porto laterale e loro devono arretrare. Proviamo. Poi io non attaccherò frontalmente come ho fatto prima, perché ho cercato di sfondare e ridurre subito le unità nemiche. Grosso errore, perché non siamo in grado di infliggere abbastanza danno. Ma se manteniamo un fronte compatto e distribuiamo i danni su i doni. Ok. Io lei faccio fare occultamento. Shinobides. E poi la portiamo qua. E adesso loro scendono.
che non mi aspettavo arrivasse già. E lei la mettiamo subito qua. Vai, notte verde subito. Ma dove avvelenarlo? E facciamo subito il maggior male possibile. 14 danni. Ah, vedi. Vedi che è una buona idea. Loro hanno tutti l'abilità di arma. E noi non dobbiamo. Dobbiamo cercare di mantenere il fronte. Quindi così. Vai letteralmente. Ah, vi ho colpito qualcosa? Ma figurati. Sai che c'è allora? Stai fermo qua? E tu? Stai fermo qui? Questo puoi scommetterci. E adesso ti sparo subito guarigione per riportartelo. E adesso lui. No! Proprio quello che non dovevi fare. Qua sarà difficile. Io ho un'idea. E questi lì. Poi gli posso fare un bel po' di attacchi critici. E la nuova sfida comunque di quelle botte che. Proviamo. 82 è un critico, però. Io voglio sapere quanti danni fa. Tanto qua abbiamo visto che gli status non funzionano mai. Sapevo di essere illuso. Quanti attacchi fate, ragazzi? 14 proprio. Hanno pure due attacchi. Proprio perfetto. Proprio quello che non doveva succedere. Cerchiamo di dare manforte a Papone. Secondo me adesso che l'ho messo lì me lo shot. Non fa un altro turno, eh. Io l'ho detto, non facevo un altro turno. Mezza vita, già che se n'è andata. Ma fanno tre azioni per volta, allora non vale. Ha attaccato, agire ancora e poi ha attaccato di nuovo. Che sta mafia? Non abbiamo granché possibilità di farcela, ci fanno veramente troppo, troppo. Io non gliene faccio minimamente abbastanza.
Dai, poi il mancato. Che palle sto... cioè, già siamo sotto un treno. In più devi pure infierire. Affanculo. Perché comunque un guaritore ce ne abbiamo bisogno. No. E come dire, piove sempre sul bagnato. Figurati adesso che arriva il boss. Figurati quelli grandicento. Abbiamo mezza chance. Non abbiamo mezza chance proprio. No. Completamente fuori dalla grazia di Dio. Vabbè, se la metto lì muore garantito. Metterla qui. In un turno me lo sciottano. Cioè no. Anche quinta. Vedi di non mancare di nuovo. Dio mio. Ma fate schifo veramente. Andiamo. Mezza chance. Ci disintegrano. Ok, ha colpito Sereno, vabbè. Lui è sacrificabile per questa battaglia, ma non tu, Pada. Guardi, però quando 12 turni attaccano tutti due volte, fanno due volte il danno che faccio io. 65 danni con un pugnale avvelenato, io ne faccio 20 quando caritto. Gesù. Hanno praticamente i danni per due rispetto a te. Quasi tutti questi attaccano due volte e avvelenano pure. È onestissimo proprio. Guarda quanti attacchi. Ma il problema è che sono troppi. Il mio tank viene bisciottato. Io non so che altro fare, la sacrificio, ma almeno uno forse lo uccidiamo. Ok, Zaga. Che mestizia. Questi tre non riusciamo a ucciderli poi. Avvelenato. E non me la porto fuori dalle palle. Io ve l'ho già detto che la vedo veramente grigia. 見てろよ!
Ah, dai, con la tempesta ne massimo uno. Qua non ci due. Ragazzi, 121 danni come attacco base. Non riesco, cioè non avere neanche il tempo il turno per curarlo di nuovo. Non faccio in tempo a curarlo, che me lo sciottano. Niente, signori. Questa battaglia è calcolata proprio male. A livello 24 io non riesco ad arrivare in tempo a curarlo. Potere di Esana, di manipolare i fenomeni meteorologici, è che ho usato in passato molte teste. Vabbè, leggiamoci la sua storia intanto. Non l'avevo neanche notata. Intanto penso che lo possiamo fare. Ma è stato davvero sbalordita a vedere i tuoi poteri, Esana. E anche i contadini, scommetto. Quando ho visto il cielo farsi sempre più scuro, ho sentito la pioggia scrosciante. Deve essere stato uno dei loro giorni più felici. Dimmi, come hai imparato a fare queste cose? Una capacità innata che ho ereditato dai miei genitori. Da generazioni ci rendiamo utili come sciamani nelle campagne di Sabulos, chiamando la pioggia quando ci viene chiesto. Come mai hai deciso di entrare a far parte dell'esercito di Lord Serenor? N anni prima. Unità rurale, sacro impero di Sabulos. E tu, Esana? C'è giunta voce delle tue malefatte e delle arti arcane che adoperi per ammagliare la gente. Domani dovrai recarti al Palatium, dove verrai sottoposto a interrogatorio. Di cosa stai parlando? Non ho ammagliato proprio nessuno. La gente del villaggio mi ha chiesto di chiamare la pioggia. Io li ho accontentati. Qui. Silenzio. Risparmia le tue rimostranze per quando sarai a palazzo. Capisco. Perché voglio indagare su di me? Non ho fatto niente. Temo che qualcuno non vada giù tutta la gente che si affolla per venirti a vedere. Lo sai, anche tu. Chi viene alla Dea del Sale non accetta nessun'altra religione. E andare al Palatium avranno un protesto qualsiasi per mandarti in prigione o peggio, per condannarti a morte. Cosa dovrei farlo? Guarda, il nostro persecutore è arrivato fino a questo villaggio sperduto. Dica che Sabulos non è più un posto. Dobbiamo abbandonare l'impero, darcene via, lontano dall'influenza dell'inquisitore. Quando avremo lasciato questo paese, potremo finalmente farci una nuova vita. Solo noi due, come ti ho sempre promesso. Anche una nuova vita, ma sarà di certo facile. Davvero sicuro di volermi. Certo, nessuna difficoltà potrà mai spaventare. E avrò te al mio fianco. Molto romantico. Va bene. Incontriamoci stanotte al solito posto. Eh sì. Intesi. A più tardi. Scusatemi un secondo. Credo. Ahimè, non si sfugge alle mani della Dea. Quella notte, nessuno si è fatto vivo al luogo prestabilito. Se avessi avuto la forza di fuggire da solo, non gli sarebbe accaduto niente. Invece, l'ho coinvolto in tutto questo. Colpa mia. No, che non lo è, Esana. Non ha senso affliggerti per quello che è successo. Cosa ne è stato del tuo giovane innamorato? Non lo so.
Ho fatto di tutto, mi sono camuffato per cercare anche la sua più piccola traccia, ma purtroppo nulla. Guaci della dea hanno dato le fiamme alla sua casa, la sua famiglia è sparita nel nulla. Temo non ci sia più nulla da fare. Io odio Sabulus. Che la dea del sale sia maledetta, e con lei tutti i suoi seguaci che mi hanno rubato la persona più cara. L'unica cosa che mi ha tenuto in vita fino a ora è stata il mio desiderio di vendetta. Solo questo, nient'altro. Ho bisogno del tuo aiuto, Yugetto. Posso contare su di te? Mi aiuto? Certamente. Ok. Io temo... Aspetta, l'altro sono stato sciocco. Non ho guardato se c'erano missioni secondarie in giro. Non ho fatto il solito giro di mappa. Però... data com'è la situazione, escluderei di potercela fare così. O meglio, potrei farcela, ma dovrebbe essere un lungo, tedioso trial and error che vorrei evitare il più possibile, proprio perché diventa noiosissimo. A questo punto, io sarei seriamente tentato di farci un'altra missione immaginaria. Cosa volete fare oggi? Questa aiuta. Però 4.000 monete più il farmaco potente non è male. Dai, vi faccio vedere questa mischia, perché questa l'avevo giocata per conto mio, non ve l'avevo fatta vedere. Ed è una missione interessante per come è strutturata. Quindi direi, ci facciamo questa. Elimina l'esercito nemico entro 75 turni. E possiamo schierare ben 12 unità. Soprattutto tenendo presente che non abbiamo Federica. Cercherei di mettere le unità più alte che abbiamo. Buonasera, buonasera. Vieneto, benvenuto. E grazie del follow anche. No, no, perché nella chat non me lo ha fatto vedere. Benvenuto. Spero di aver letto bene il tuo nome. E direi che questa è la nostra formazione. Vediamo giusto come disporla. Tanto dovrebbe essere abbastanza semplice, perché i nemici sono di livello considerevolmente più basso. Avrei una domanda. Prova, se sono in grado di risponderti, ben volentieri. Non lo so, perché non ci sono ancora arrivato. Questa appunto è la prima volta che ci gioco. A occhio ti direi di no, perché se sono oggetti unici dovrebbero essere unici, appunto. D'altronde le meccaniche dell'NG+ non le conosco ancora bene, proprio perché ci dobbiamo ancora arrivare. Li chiamo io unici, ma ripeto, non te lo so dire. In ogni caso, tenderei a dirti no, però ripeto, sarebbe una mia deduzione personale. Potrebbe anche essere possibile che mi possono ritrovare. Però aspetta, fammi pensare un secondo. Tu intendi, aspetta che adesso mi è venuto in mente a me una cosa mia. Quello che ho visto, gli accessori, giusto?
perché no, è possibile avere due accessori uguali. Non penso sia possibile dargli alla stessa persona, ma possiamo provarlo subito questo. Vediamo un po', vedi, ho due anelli del vigore, una serve in una nave, quindi io posso modificarle. Oh. Posizione, in realtà non posso modificare l'equipaggiamento. Beh, al massimo ci proviamo dopo. Esatto. Scialle rosso, ad esempio. Sì, lo scialle rosso ce l'ho, ce l'ho. Però ne ho soltanto uno. E credo che quelli si possano avere, in realtà, adesso che ci penso. Perché non sono armi uniche, sono accessori. Quindi potrebbe essere possibile che li ritrovi. Di trama. Sì. Ha senso, secondo me. Ripeto, prendila come le molle, perché hanno guardato come se fosse. Però avrebbe senso. Prendila come molle molle, perché è una mia deduzione personale. Vabbè, intanto prendiamola un po' sotto gamba sta missione. Siamo di livello 24 in media. Dovremmo potergli fare parecchia buona. Allora, vediamo un po' chi abbiamo a portata. Lui, Eternity, segno compagno. Di qua ci spegniamo comunque l'attacco di due unità, quindi direi che facciamo un attacco base e un pugnale narcotico. Così uno lo mettiamo fuori dai giochi. Poi. Mettiamo qua, questo lo avveleniamo. I maghi sono sempre un problema. Allora, vediamo un po'. Ah, perché sbaglio sempre? Ok, qua non arriviamo. Ah, qua sì. Quanto male gli facciamo? Parecchio. Però quello è Ananna, quindi non mi preoccupa. Piuttosto farei così. Lui. Allora facciamo la freccia tenebrante. E gli diamo. E riduciamo la precisione. Tanto non interessa per lo più fare esperienza, in modo da poter affrontare la missione con più facilità. Non ci arriviamo, perché siamo giustamente. Neanche così? No, non ci arriviamo. Ottanta. O ci prendiamo di mira lui. Vale, prendiamo di mira lui. Molto bene, allora tu hai già messo, e facciamo così, lottiamolo. E ci muoviamo qua sotto ed evitiamo di farci prendere alle spalle, va. Bene. Ottimo. Proprio quello che volevo vedere. Allora tu ti vai a piazzare qua e dai un caloroso benvenuto allo stato. Sì.
Purtroppo questo dovevamo aspettarcelo. Ma io dove poter fare? No? Abbiamo quella magia curativa? Ma che? Allora siamo costretti a usare l'aria curativa. Di full life, però ti possiamo fare parecchio male. Giammai. Andiamo anche un po' stronzi. Ok, ci ha provocato. Allora, lui è avvelenato, quindi lo mettiamo qui nelle retrovie e poi facciamo la prigione, così scattiamo lui. Quadrato di troppo. Sì, dai. Avremo modo poi di finirlo. Giustamente quello ha fatto molto male. Ma tu sei full life? No. Nuovamente che possiamo colpire anche più bersagli con... Io vado qua, faccio l'attacco aereo. No, conviene effettivamente. Andiamo... Ma è anche da dire che lui è paralizzato però. Sì, dai, facciamo qui. Attacco aereo. Siamo parecchio a bolla, c'è in modo da levarcelo da dai gabbassisi. Ah, ci hanno bloccato qui Anna. Ma è poco male. Togliamo lui. Non possiamo muoverci. Sciacallaggio più che giusto. Allora, siamo così. Questo lo sciogliamo. Io ho fatto anche un piccolo errore, potevo mettermi di lei a aprire anche la cassa. Questo non l'avevo proprio visto. Abbiamo una paralisi anti-impedimento. Opa. Ah, beh, abbiamo davvero una cassa. Ah, sì. Ma con un'attività potente. Bella lì. Allora, nave. Sono qua. Sotto il nostro spaccone. Ah,
Mi spiace che questo episodio finisce con il diventare un po' famoso. Ma d'altronde non mi aspettavo che le missioni diventassero così incazzate. Ok, altra posa botte. No, per la farm finta di niente. Non te arrivo da qualcuno? Sì. Non gli fai un granché, ma... Comunque, neanche il solletico. Sì, però mi aspettavo di continuare con la storia oggi. E anche perché siccome devo recensirlo il titolo, non vorrei finirlo tra 20 anni. Ci sto già mettendo più del previsto. E già nel tempo libero sto finendo di scrivere un altro articolo, quindi diciamo che va bene, è bello. Lo capisco, ripeto, cioè è una cosa che anche a me piace fare, ma... Però non me lo posso permettere. è un cul de sac qui. O facciamo il giro. Torta di riso finita. Allora, magonzo di ghiaccio invece, un po' più di range della... Dato che arriva solo qui, però vabbè. Rallentiamo un po' il nostro alleato, poi ne prendiamo due di loro. Accettabile. Anche se riusciamo a paralizzare, però questo abbiamo fatto un plan proprio. Allora. Non lo uccidiamo, poi gli facciamo parte 2. Abbiamo ancora 51 turni qui. Va bene, no? Però ci stani. Dopo cara semerka. Qui non c'è più nessuno da menare. Oh, bravi, fate il giro. Qua mi dice che è ascesa. Tanto funziona solo qua. E vabbè, tanto non può andare ad attaccare nessuno, quindi mondo dice avidità giusta. E vediamo se riusciamo. No, abbiamo finito i punti magia. E niente. Aspetta, poi abbiamo trovato una mega agilità del ghiaccio che fa un po' schifo. Teniamo per le grandi occasioni, dai. Oh,
Ok, tu devi curare qualcuno. E dai, così ci facciamo anche un po' di esperienza. Però prima curi ad area. Li curi tutti quanti. Andiamo al veleno, tanto proprio poi finisce. Prendi esperienza. No, solo uno indietro. E anche tu. Allora, fai un po' di spoglie di guerra. Dai. Ti dico cosa però. Dai. Vabbè, anche tu non puoi attaccare nessuno. Saccheggio selvaggio. Ah, no, punti vita potente, va bene. Beh, però avete finito tutti i punti magia. Che palle, mai. Però tu ne abbia una, perfetto. Vabbè. Facciamo finta di... Tu vieni qua. Devo spiegare un po' di cose. Tipo, non vuoi un bel tatuaggio sbalzo di un leone sulla faccia? Chiedo, eh. Oh, perfetto. La picciolanza avanza. Questo ci pensa sempre 10 minuti. E poi non fa niente, praticamente. Ma posso almeno attaccare col salto? No. Sono un'abilità di movimento. Questa te la sei cercata, amico mio. Questa te la sei un po' cercata. Doveva sciacallare qualcosa, amica mia. Per poco. Peccato. La sto prendendo proprio comoda. Ah, non ci credi, su. Ghiaccio incantato. Credo che... Ah no, ce ne... Forse ce ne manca ancora uno. No, è l'ultimo. Ok. Altri 21 punti in comio. Fibra di qualità, fibra, dai. Va bene, mi aspettavo qualche soldino in più, però... Il nostro obiettivo è livellare un pochettino la nostra gente e lo abbiamo fatto. Ora abbiamo 47 punti encomio. Io vorrei vedere a chi ci manca di portare l'arma altare. Almeno dei titolari, ecco. Ecco, nave non sarebbe malaccio. Lo usiamo spesso. Un po' mi rompe che in questo momento non abbiamo Roland, non abbiamo Federica. Ah giusto, non ho neanche visto lei. Lei cosa ha bisogno? Ragnatela. Aumenta la velocità, non il movimento però. Difesa magica, difesa schivata. Con questo gli accresciamo la potenza. Dai, dato che dobbiamo utilizzarla in questo frangente. Ci procuriamo una ragnatela dal venditore.
Oh, salve. Lei vende agnatele oltre all'antifuffina. E davvero non le vende. E mi delude grandemente. Tu le scambi? Per quanto? Agnatela per 10 venduto. E poi ci serve, perché io sono ovviamente un pirla e non ho visto, per nave. Cosa ci serve? Nave per il livello 3 ha bisogno del legno sacro, che dovrebbe costare 30 punti encomio. E dovremmo potercelo permettere giusto giusto. Tu a legno sacro? Tu a legno sacro? E costa 30. Quindi ci portiamo su al 2 la nostra amica e al 3 il nostro nave. Muy bien. Soldi ne abbiamo. E questo ci dà aumenta di 2 la magia. Serve il legno eccellente e la pietra eccellente. E poi emette un raggio che infligge danni magici non elementali ai nemici su 6 caselle in linea retta. Faccia e fa recuperare punti vita agli alleati. Olè. Legno eccellente e pietra eccellente. Dobbiamo vedere se ci sono. Ah, perché una bomba del genere la voglio assolutamente. Cioè. Vediamone. Per lama, giusto lei per il grado 3 serve il fiore ignoto. E però un altro 30 punti encomio che al momento non teniamo. Mentre di uno la schivata. Uno la difesa magica, velocità. Dai. Schivata gliela diamo. Vediamo, magari sopravvive un turno in più. E per nave abbiamo detto serve legno eccellente, pietra eccellente. Non è che tu così è per caso. Legno eccellente, oh, quanto costa? E pietra eccellente. Compriamo subito perché sono... Ce l'ho memoria veramente di un pesce. L'ho appena letto, come faccio a non... Guarda. Ok, ci ho azzeccato. Mamma. Mette un raggio che infligge danni magici non elementali ai nemici su 6 caselle in linea retta e fa recuperare punti vita agli alleati. Utilizzabile in combattimento. Chiaramente costerà un rene, il tuo primogenito e qualcos'altro. Però... Vediamo che schifo non fa, eh. I fisici nemico attaccando in volo con fluge della cadente. Ci servirebbe solo un legno eccellente. O in alternativa aumenta di 1 la portata di attacco. O aumenta di 3 la precisione, cioè diventa un cecchino. Non è male, ma... Io prenderei un legno eccellente. E aumentargli la portata. Poi Lionel serve un legno eccellente. Legno del signor Barn. Stiamo facendo grosse spese oggi, sentendo la pazza gioia. Nugget, anche tu al momento che ci impari qualcosa di potente. Signori, abbiamo fatto le nostre 2 orette come al solito e per oggi io mi devo fermare purtroppo. Detto questo,
Siccome questa domenica io non so se riesco ad esserci, e purtroppo ho un evento importante, quindi il pomeriggio non ci sarò, non penso riuscirò ad esserci. Se riesco, non vi faccio promesse che non posso mantenere, però vi dico, se riesco a organizzarmi, perché sabato sono via, ma forse riesco ad esserci al pomeriggio barra sera. Quindi se riesco ad esserci per sera, ve lo faccio sapere. Come sempre, tenete d'occhio il gruppo della Tribù. Telegram è il modo migliore per sapere quando vado live. Chiaramente, se volete mettere il follow qua, non sempre vi arriverà la notifica, però si fa quel che si può. E purtroppo Twitch non è sempre il massimo. Quindi, salvo un attimo. Passo sul mio faccione a luna, vediamo un po'. Fare due chiacchiere se vi va. In caso contrario, direi che io vi saluto qui. Vi auguro una buona continuazione di serata, una buona notte. E vi ricordo che purtroppo domani Paolino non c'è. E neanche nel fine settimana, per questo vi dicevo che forse sabato esserci io. Non vi do garanzie proprio perché non sono sicurissimo. Se, ripeto, se non ci dovessimo vedere per nessuna ragione nel fine settimana, martedì prossimo continuiamo Triangle Strategy e nel frattempo parola di lupetto, vedo di farmare ancora un pochino e riproviamo la battaglia a Castel Walford, perché ci hanno asfaltati proprio senza pietà. E questo un po' mi preoccupa, perché se ci bisciottano le unità in questo modo, vuol dire che qualcosina l'hanno un po' ciccato nel bilanciamento. Battaglia, perché le altre battaglie non dico che le abbiamo vinte facile, però giusto due ci hanno dato qualche problemino. Questa è più di qualche problemino. Detto ciò, io ringrazio tutti quanti presenti, grazie Mark, grazie Roa, grazie Geneto, chiedo scusa se ho il tablet perché, anzi il Leneto, è una L, correggimi se sbaglio, ti prego, perché mi sento colpevole, se no. Vi do appuntamento alla prossima, chiaramente che non vi so ancora dire quando è, però per il resto vi auguro una buona serata, spero vi siate divertiti. E come al solito, non mi resta che dirvi buonanotte, buone botte e come al solito, alla prossima. Ciao ciao!